Nell'ottica alluvione facciamo un quadro sulla situazione di Firenze oggi. La situazione di Firenze oggi è legata ovviamente alla realizzazione in corso delle casse di espansione a Monte di Firenze, come è noto, ma è legata anche alla manutenzione di tutto quel reticolo minore di cui il Consorzio ha cura. Negli ultimi anni credo che tutti abbiano visto la differenza. Sull'asta dell'Arno si sta muovendo molto anche grazie ai finanziamenti della Regione Toscana per le manutenzioni ordinarie, che assommano a oltre 4 milioni di euro solo per l'Arno, quindi un Arno che si trasforma, che strutturalmente si avvia verso una sostanziale diminuzione del rischio, e gli affluenti minori dell'Arno che sono sempre più in sicurezza e sempre più tutelati. Questo grazie anche al tributo di bonifica che passa da 700.000 euro di investimenti nel 2014 a 6 milioni di questi anni, quindi ogni anno il Consorzio su Firenze investe questi soldi. A monte gli altri consorzi, il Consorzio Alto Valdarno lavora molto sui tagli selettivi delle alberature, quindi un fiume che cambia completamente, passando da un rischio, da una paura che è congenita ormai in molti di noi, a una risorsa. Naturalmente questo non ci deve impedire di continuare a lavorare per la sicurezza idraulica, ma insomma diciamo è un 4 novembre che festeggiamo, purtroppo che commemoriamo, con un po' più di positività. Sono lavori questi del consorzio e non solo che proteggono, ci proteggono e cambiano il fiume anche nell'ottica di queste bombe d'acqua, di come è cambiato il clima rispetto al 66? Assolutamente, perché per fare questo è essenziale la cura dei corsi d'acqua minori, che poi tanto minori non sono, parlo della Sieve, parlo della Greve, parlo dell'Elsa, parlo di tutti i corsi d'acqua stando intorno a Firenze. Firenze è servita, tra virgolette, da 11 bacini idrografici che portano tutti l'acqua verso l'Arno. Mantenere questi, che sono i principali protagonisti delle maggiori disgrazie che sono avvenute in questo paese negli ultimi anni, significa dare garanzia non solo a quei territori dove questi fiumi insistono, ma anche all'Arno, consentendo un arrivo dell'acqua più moderato attraverso le casse d'espansione, pensiamo all'esempio del Mensolo a Firenze, e consentendo nel contempo quella manutenzione che eviti il trasporto solido di detriti o comunque di alberature che crollano. Se invece si fa la prevenzione, la manutenzione prima, questo, come è accaduto negli ultimi anni, non avviene. Questo non ci esime dal preoccuparci di precipitazioni che sono improvvise, spesso con un preavviso per cui un allarme arancione può verificare una pioggia di pochissima entità da una parte e una bomba d'acqua dall'altra. Quindi un nemico molto forte, molto attrezzato, con il quale però ci stiamo cercando di convivere dando maggiore sicurezza.